Buongiorno, io sono Chiara e frequento la terza liceo scientifico di Merate e adesso sto facendo un progetto di alternanza qui all'osservatorio di Brera nella sede di Merate e oggi andremo a parlare con Federica e la prima domanda che volevo farti è come mai hai scelto astronomia e perché proprio l'osservatorio di Brera? Dunque, io sto studiando astrofisica all'Università degli Studi di Milano Bicocca e adesso sto facendo la tesi qui nella sede di Mirate. Il mio avvicinamento all'astrofisica è stato un po' tortuoso, nel senso che mi sono appassionata di queste tematiche mentre facevo la tesina in quinta superiore. E il percorso è stato un po' tortuoso perché come laurea triennale io ho seguito ingegneria matematica, ma mentre i miei compagni cercavano la concretezza nelle cose che studiavano, io avevo sempre il naso per aria e perciò ho deciso di proseguire con la magistrale in astrofisica. E la seconda domanda è invece cosa stai studiando in questo periodo? Dunque, io mi sto occupando della tesi e mi occupo in particolare di GRB, che sono i cosiddetti gamma ray burst. Sono le esplosioni più violente che conosciamo nel nostro universo e si tratta di getti concentrati lungo due direzioni che vengono emessi quando una stella molto massiccia esplode. E in particolare mi sto occupando di modelli numerici per simulare un particolare tipo di emissione dei GRB, è l'emissione prompt, e che richiama il meccanismo fisico del sincrotrone. Sono parole difficili, ma dobbiamo occuparci di questo. E l'ultima domanda che ti volevo fare invece sono i progetti che invece hai in mente per il tuo futuro. Dunque, per il mio futuro ho fatto domanda per essere ammessa al dottorato perché mi piacerebbe molto continuare nel mondo della ricerca. Purtroppo non è facile in astronomia e in astrofisica continuare perché i posti sono pochi quelli a disposizione, ma ce la metterò tutta per andare avanti.